voglio vedere a crescere negli anni futuri, con tutte le contraddizioni che ci saranno da qui ai prossimi 100 anni per gli extraparlamentari, i parlamentari e tutto quello che ci va dietro, però parlo anche da lavoratrice, anzi parlo da disoccupata, e vorrei rincentrare il tema su questo. Ho avuto un'avventura, nel 2012 ho fatto una follia, ho preso la liquidazione di 38 anni di lavoro di mio padre, che ha potuto prenderla in anticipo, che con la riforma della Fornero probabilmente lavorerà a 53 anni, con 38 anni di contributi versati, lavorerà forse fino al 2021, quindi insomma con il 75% di invalidità. Questo è il quadro. Io ho preso la sua liquidazione con mio fratello di 18 anni e l'ho investita per cercare di far girare l'economia in questo paese. Ho aperto un'attività, mi sono tirata sulle maniche, ho cercato di crearmi un posto di lavoro, perché il lavoro in questo paese non c'è, va bene? Morale della favola, tutti mi dicevano che sono una pazza, e poi in realtà si è verificato quello che mi dicevano, ma ci ho provato, perché penso che ognuno ci debba provare a cambiare le cose in prima persona. Avrò per i prossimi 20 anni i mutui da pagare e non so come pagarli. Morale della favola, ho chiuso questa attività, quindi ho provato anche a fare l'imprenditore, il piccolo imprenditore, chiamatelo come volete, sulla mia pelle, giocando la liquidazione di mio padre, non giocandoci le noccioline. A dicembre sono stata tra i fortunati della rotazione di cui lei parlava prima, di avere un posto di lavoro. Ho avuto un contratto da una di quelle multinazionali famose che nessuno tiene in considerazione, come IKEA, come la Top 20, come l'Esselunga, un contratto di 3 mesi, va bene, dall'8 di dicembre al 14 di marzo. Premetto che sono una che la voglia di lavorare ce l'ha, quindi sono andata a lavorare con 38 e mezzo di febbre. Facevo 12 ore al giorno, anche se come busta paga non poteva farmene fare più di 6 continuative, perché tra le altre cose facevo scaffali e cassa, quindi per contratto lui non avrebbe potuto farmi fare quello. Il quarto d'ora di pausa ogni 3 ore è negato, è un diritto ed è negato. I miei colleghi il primo giorno, che per contratto era segnato che io sarei dovuto arrivare sul posto di lavoro 10 minuti prima dell'orario, non mi hanno detto nulla, dovevo essere lì mezz'ora prima secondo il direttore di quel posto lì, quindi primo richiamo. La sera il posto di lavoro chiude alle 7:30, a 7:40 io sono presa e me ne sono andata. No, avrei dovuto restare fino alle 8:15, quando erano chiuse tutte le operazioni di cassa e di pulizia, per contratto non era previsto, nessuno me l'ha detto, secondo richiamo. Morale della favola, dopo 3 mesi che tu cerchi di capire come funziona un posto di lavoro dove il sindacato non esiste, dove nessuno ti può dire fai il sciopero per questo motivo, non farlo, cioè dove i ragazzi sono obbligati ad andare a lavorare con la febbre, che magari hanno i figli da mantenere, hanno comunque il mutuo, perché alla fine del mese la maggior parte dei ragazzi o vive con i genitori o ha un mutuo da pagare, va bene? Morale della favola, l'11 marzo, a me il contratto scadeva il 14, il direttore del posto è venuto col sorriso sulla faccia a dirmi tu sei solo un numero, da sabato sei a casa. Io, che un minimo di coscienza politica ce l'ho, l'ho mandato letteralmente a cagare e mi sono messa in malattia, va bene? Tra l'altro l'influenza ce l'avevo davvero, perché comunque andavo a lavorare anche da malata. Però io penso che la realtà delle cose sia questa: continuare a fare le grandi analisi forse non serve più, forse serve un passo in avanti, ma da parte di tutti. Stamattina Fenaroli diceva che forse è ora di finire le liti di palazzo, chiamiamole così, io le chiamo liti di palazzo, mi piace chiamare questa cosa così. O entriamo nell'ottica che tra di noi non siamo nemici, e forse è meglio prendere 5 punti che ci accomunano e portarli avanti, o da questa situazione non ne usciremo mai, perché la forza vera c'era il capitalismo, e il capitalismo ci ha divisi, storicamente ci dividerà nel presente, ci divide nel presente e ci dividerà nel futuro. Questo è il capitalismo,
E ci è riuscito con tutti noi. Io è da stamattina che sono qua dentro, va bene? A un seminario dove si deve affrontare quale politica per il lavoro e tutti discutono di altro. Si parla di economia, si parla di crisi, si parla di quello lì è più bello di quello là, si parla il PC faceva cagare e farà cagare anche domani, gli antagonisti sono meglio di quelli del PD. Cioè, io voglio capire, io ad oggi che sono disoccupata, cosa devo fare? Cosa devo fare per far capire alle classi dirigenti di questo paese? Alla CGIL, agli USP, agli antagonisti, ai comunisti che si chiamino Rifondazione, che si chiamino Partito dei Lavoratori Comunisti, non mi interessano neanche le sigle, non mi vengono neanche in mente. Cioè, cosa dobbiamo far capire? Come facciamo noi giovani a farvi capire che così il nostro futuro non esiste? Perché tutte queste grandi discussioni mi sembra che siano un po' sterili. Cioè, non so se qualcuno di voi è in grado di dare una risposta a questo, ma forse è quello che cercavamo in questi 2 giorni, di riuscire a capire se esiste un modo per superare questo momento, esiste un'unità di intenti da parte della sinistra, dei comunisti, degli antagonisti, per andare contro a questo. Grazie.